una giornata di sport e solidarietà nel segno della riflessione. Un volo di palloncini ha dato inizio all'evento sabato al Lido Miramare di Torre del Greco. Un'iniziativa promossa dal gruppo Cycling Campania a favore dell'associazione Noi Minori, sostenuta anche dall'Istituto De Nicola Sasso, con il patrocinio morale del Comune e dedicata a Giovan Battista Cutolo, il giovane musicista ucciso a Napoli lo scorso 31 agosto. Diverse associazioni sportive si sono esibite nel corso della giornata in varie discipline, con la partecipazione di bambini e ragazzi. Dobbiamo partire dalle famiglie. Il messaggio della responsabile dell'Associazione Noi Minori, Veronica Solvino, seminando valori diversi, a cominciare dallo sport. Ringrazio Group Cycling e il Miramare per questa bellissima location che ci ha permesso di fare questo evento per destinare dei fondi a Noi Minori. E come sapete, Noi Minori è sempre a sostegno dei bambini, dei ragazzi e degli adolescenti in una situazione di fragilità, sia essa economica, sociale, psicologica o anche solo momentanea. L'evento si è aperto con un lancio dei palloncini simbolico. È un momento di riflessione perché c'è stato un evento gravissimo, quello dell'uccisione di Giovanni Battista Cutolo, ucciso da un minore. È un momento di riflessione perché dobbiamo essere genitori attenti, adulti consapevoli e seminare valori diversi da quelli della violenza. Perché un minore che uccide e quindi non rispetta la vita significa che c'è un grosso problema non soltanto all'interno di una famiglia di malavitosi, ma c'è un fallimento dell'intera rete sociale. E quindi noi dobbiamo partire dalle famiglie seminando valori diversi, soprattutto quello dello sport, cultura, arte, pittura, musica, cinema, spazi di condivisione dove i ragazzi possono confrontarsi, capire i loro limiti e superarli, ma rispettandosi. E questo deve partire da noi, perché purtroppo le istituzioni, non me ne vogliono, però non riescono a sostituirsi alle famiglie. Quindi dobbiamo noi impegnarci, soprattutto dalle famiglie, a creare messaggi diversi, e quindi dobbiamo fare attività che siano in contrapposizione a quella dell'era digitale. Siamo felici di ospitare questa iniziativa a sfondo solidale. Abbiamo sempre avuto una grande sensibilità su queste tematiche, in particolare in quest'ultimo periodo abbiamo vissuto degli episodi di cronaca che ci hanno fatto soffermare una volta di più sulla necessità di essere presenti e insistenti nel tenere presenti queste sensibilità fin dai primi anni della scuola. Siamo ben felici di essere stati coinvolti in questa iniziativa, ringraziamo l'associazione Noi Minori che ci ha voluto tenere presente e è stato un grande successo. Siamo gli esponenti di questa disciplina che ha appoggiato l'associazione Noi Minori in questa iniziativa che è stata incredibile, è stato bellissimo essere affiancati da questi ragazzi ricchi di quella vitalità che, diciamo, nutre le nostre iniziative e soprattutto nutre lo sport. Abbiamo messo la nostra capacità di mettere insieme la community sposandola a questo progetto di Noi Minori. Siamo stati felicissimi, è stato un successo veramente strepitoso e ci auguriamo che sia sempre più importante negli anni mandarlo sempre oltre quelle che sono le aspettative. È stata una giornata meravigliosa, un momento molto importante di confronto e soprattutto la gioia di questi bimbi fantastici. Un evento che ha messo insieme sia lo sport e la solidarietà, un evento che ci ha accomunati in un unico obiettivo. Ha visto la partecipazione di tanti sportivi provenienti da tutte le regioni d'Italia, un gruppo numeroso che è venuto da Verona, un gruppo da Roma, i locali che sono stati numerosissimi, un evento che veramente ha espresso il suo potenziale sia nello sport ma nella solidarietà, un evento che ci ha fatto capire l'importanza dello sport a livello sociale. Lo sport che è inteso non solo come un evento che viene inteso come a livello fisico per il miglioramento del beneficio fisico, ma anche che ha tanto di sociale. Quindi è un evento a livello nazionale che sicuramente
ha riscosso grande entusiasmo, grande partecipazione ed è il primo di tanti appuntamenti che saranno presenti sul territorio.